L'Aquila Forsempronese, il big match della giornata numero 10 e gara in cui Pagliari cambia modulo e uomini per l'inedito 3-4-3. Belloni accusa un piccolo accenno di virus e allora il 9 si accomoda in panchina. La linea d'attacco è riempita da Banegas, Guidobaldi e Giampaolo. Davanti a Michelin operano Casella, Alessandretti e Brunetti. Gli ospiti di Fucili scelgono il 4-4-2 con Chiere Mateng e Bomber Casolla, riferimenti avanzati. E proprio i due al minuto 3 sono i protagonisti del vantaggio marchigiano. Chiere Mateng scappa via a tutti e Michelin in uscita lo tocca di quel tanto per buttarlo a terra. Menozzi di Treviso indica il dischetto e Casolla, occhi negli occhi con il numero 12, mette in rete la palla del vantaggio. Forsempronese che sposta subito gli equilibri e che 10 minuti più tardi va vicinissimo addirittura al doppio vantaggio. Da fallo laterale la sfera va sui piedi di Amerighi, che improvvisamente scaglia la conclusione in porta. Stavolta Michelin risponde alla grande buttando in angolo. Dalla bandierina i ragazzi di Fucili reclamano un rigore dopo la volée di Pandolfi, che secondo gli ospiti è intercettata col braccio da un giocatore rossoblù. Rivediamo al rallenti. L'Aquila si affaccia dalle parti di Bianchini esattamente al quarto d'ora, ma il tiro di Giampaolo viene respinto in modo goffo ma efficace dall'estremo difensore marchigiano. Al 27esimo il rigore lo chiede anche l'Aquila, col pallone che in mischia va a carambolare nei pressi di un giocatore in casacca blu. Anche in questo caso ci affidiamo al replay per verificare l'accaduto. Due minuti dopo la mezz'ora, sui piedi di Banegas, la possibilità per l'Aquila di raggiungere il pari. Il mancino quasi toglie la vernice all'incrocio, ma la Forsempronese può tirare un sospiro di sollievo. Poco dopo, ancora Banegas tenta l'affondo, ma sulla sterzata il 10 cade tra le proteste della panchina di Pagliari. L'Aquila che insiste negli ultimi minuti, è sempre Banegas, dopo un doppio slalom carica il sinistro, ma stavolta è gioco facile per un Bianchini ben posizionato. Forsempronese che si riaffaccia in avanti al minuto 42 con Casolla che raccoglie in area un pallone proveniente dal fondo. Il muro aquilano respinge il destro dell'11 ospite in angolo evitando guai grossi. E subito dopo l'Aquila mette in parte le cose a posto. L'azione si sviluppa a sinistra con la sfera che arriva sui piedi di Guidobaldi che da perfetto centro boa smista alla corrente Zuccherato. Il mancino del 20 ha la giusta precisione e stavolta Bianchini è costretto a capitolare. 1-1 al 44 e dopo 60 secondi di recupero tutti a bere un tè caldo. La ripresa prende vigore al 13esimo quando il solito Banegas ci prova da piazzato, stavolta da distanza maggiore, e allora Bianchini non ha problemi a bloccare. Subito dopo, Belloni e Giannini prendono il posto di Guidobaldi e Giampaolo e lo stesso Giannini assiste Banegas al 61esimo, ma l'argentino sfiora il palo col solito sinistro. Sull'occasione successiva la Forsempronese passa nuovamente in vantaggio. Scappa via sulla sinistra Procacci e sul traversone in area Amerighi col mancino trafigge Michelin, infilando in rete l'1-2. L'Aquila non reagisce, anzi sono gli ospiti addirittura al minuto 76 a sfiorare la marcatura. Prima Chiere Mateng viene anticipato sul più bello da Casella e di seguito da corner Amerighi di testa non trova per poco lo specchio della porta. La regola del calcio al 79 ottiene un'ulteriore conferma e da punizione Manuel Giandonato fa quello che anni fa fece all'Old Trafford con la maglia bianconera della Juventus. Pallone sotto l'incrocio e 2-2. La gara non smette di regalare emozioni, con l'Aquila che fa di tutto per buttarsi in avanti e Forsempronese sorniona. A 4 dal 90esimo Brunetti decide di appoggiare un pallone arretrato per Michelin, ma il tocco è debole e lento. Allora Chiere Mateng ringrazia per il nuovo vantaggio ospite che dopo 6 minuti di recupero si trasforma in sinonimo di vittoria. A fine gara Giovanni Pagliari, tecnico dell'Aquila, presenta le dimissioni con la società che asseconda le volontà del tecnico marchigiano. Ora si ripartirà con una nuova guida tecnica per dare un senso diverso a questa stagione.